Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo tutorial che è da un po' che non li faccio e anticipamente mi scuso per la settimana che non ho fatto video, ma video o video, beh, non importa. Ma ho avuto veramente tanto da fare, fra scuola, compiti, allenamenti e quant'altro. Sono stato molto impegnato e quando decidevo di farli succedeva sempre qualcosa e poi non riuscivo più. Oggi, come vedete dal titolo, vi insegnerò come installare Magicka, un bel gioco arcade divertente, può essere. Praticamente voglio essere comunque sincero con voi e non fare come tipo YouTube che ho guardato, per cioè vari youtuber ho letto per fare questo video, perché dico comunque subito che come installarlo e quant'altro ci ho messo un po' di mio e ho guardato un paio di video, anche un inglese. Comunque voglio essere preciso. Allora, forse, dico forse perché non lo so ancora, il multiplayer su questo gioco non funziona perché ha un'interfaccia multiplayer, però non so se funzioni e ve lo dico subito. Secondo, dovete scaricare questo Sunboxy, che vabbè io che è un programma, serve per, diciamo, la quarantena, se si può dire così, di programmi, diciamo, per l'avvio in sicurezza. E chi non vuole scaricare programmi aggiuntivi, che io all'inizio non volevo, ma poi ho deciso di farlo perché sennò, perché questo è l'unico modo, vi giuro ragazzi, li ho provati tutte. Sono riuscito a fare partite del gioco perché se però la campagna non funziona e senza la campagna e senza multiplayer non fai un cavolo. Secondo, bisogna avere il torrent comunque e basta, penso di aver detto tutto. Sì, beh, altri due programmi che servono per programmi, diciamo qualcosa che serve per, vabbè. Allora, se siete disposti a questo, io inizio. Se no, mi dispiace. Uno. E due, potete anche mettere giù il video, però tipo lasciate un mi piace per la chiarezza, oppure vabbè. Vabbè, fate come volete alla fine. Allora, per chi vuole invece seguirmi, andate sul primo link che metterò in descrizione, che sarà dove scaricare Magicka Skyro. Su molti video, no, forse vai, un paio di video che ho visto io, praticamente mettevano un link che non ti portava a niente alla fine. Invece qua vi metterò di sicuro questo. Vabbè, allora dovete scaricare questi due torrent. Allora, questo che è il gioco alla fine. Fate scarica torrent. Qua, questo qua. E vi scaricherà il torrent, questo. Sono 800 mega, 900 massimo. E se avete una buona connessione in un paio, 5 ore massimo, ve li scarica. Fatto questi due, avrete, mi sono dimenticato, qua, no, che palle, questo, allora, questo, quindi questo, o questi, che praticamente poi dovete estrarre, se avete 7 zip, fate estrarre e vi crea la cartella. Questa, che
avete questi? Questo che è la... Praticamente questo serve solo per l'update. E poi vabbè la crack. Fatto questi due. Veramente i siti mi servivano. Vabbè, non importa. Scaricate questo, infatti. Vi lascio sempre il link in descrizione. Se vedete, se passerò per Adfly, sarò solo per streamingzire questi, perché sennò nella descrizione vengono fuori cose lunghissime e non mi piace vederli. Quindi poi basterà quando farà il coso qua in alto e sarà, aspetterà 5 secondi e poi vi porterà a questa pagina. Fate scarica. Questo 3.1 e 4. E poi ci sarà Sunboxy. Allora, questo è per è un link della Softonic. Vi scarica un coso, poi dovete voi scaricare il vabbè, capite alla fine, non è difficile. E leggete abbastanza bene perché potrebbe tipo installarvi bar o robe del genere, leggete quindi prima di fare installa ad occhi chiusi. E questo è per i Windows 7 XP e il resto. Sì. Invece questo è per l'8 e 8.1. Fate da qua, scarica da questo sito e vi scaricherà il coso. Fatto tutto. Allora, passiamo alla sua installazione. Dovete avere un o 7-zip che vi può aprire i file ISO, o uno che conosco è Dynamo Tools, oppure qualsiasi altro programma che possa montare o aprire i file ISO. Io, visto che ho 7 zip, mi basta solo schiacciare due volte e mi monterà l'immagine del disco. Adesso aspettiamo un attimo. Se si muovesse. Dai, forza che ce la fai. Forza che ce la fai. Ce la puoi fare. Forza che ce la fai. Apri sto cavolo di file. Dai, che siamo già a 7 minuti. Eccolo qua. Allora avrete i manuali, che può essere in inglese, francese, germano. Sì, germano. E spagnolese. Spagnolese, mi raccomando. Se tipo roba trader, vabbè. È tutto tipo il manuale alla fine. E questo, vabbè, potete lasciarlo stare. SkyDraw, che saranno la crack alla fine. Setup. Noi schiacciamo su sede e tap. Allora, qua scegliete dove volerlo installare. Fate next. Crea un'icona sul desktop, vabbè. Fate install. E noi ci rivediamo quando avrà finito. Ok, finito. Voi questi lasciate tutti spuntati. Non fate niente perché dopo vi spiego io. Fate finish. Adesso fate SkyDraw. Fate copia. Allora, aderisco. Vabbè, fate prima fare così. Andate sull'icona, apri il percorso file. Andrà qua. Fate. Incolla. Suddivisci i file nella situazione. Va bene. Esegui tutti, vabbè, fai correnti o fai ok. Fate ok. Ed è fatto. Adesso, cosa importante, fatto questo, andate sull'altro coso. Adesso uscire, ok. Su questo, vabbè, come vedete, estraete il RAR e fate il Magica Update 1.4.10. Update include il DLC, che servono espansioni, diciamo. Potrebbe metterci un po' a partire, ma parte di sicuro. Eccolo. Fate next. Qua va bene, dice che vabbè, qua alla fine dovete
dovete installarlo nella directory, la fine della cartella in cui avete installato l'altro, e messo la X dove questo l'update non ha bisogno di update prima, e quindi può funzionare lo stesso. Fate next, scegliete la cartella dove avete installato, quindi per me dovrebbe essere già messa questa, perché teoricamente è già questa. Fate next, fate install e si installerà, ci metterà tipo un minutino, due. Ci vediamo alla fine. Ok, ha quasi finito. Dai un altro. Un pochino, 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 pochino. Poco, 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 poco. Forza. Fate qua, vi verrà fuori questa. Fate riprova. E poi vai, finish. Prendete poi la cartella qua. Fate copia. Andate di nuovo. Vai, faccio la. Vi farà, vabbè, messo tutti i file, fate incolla, copia e sostituisci, vabbè, copia e sostituisci, continua, ok, fatto questo, vabbè, la cartella è già fatta per il coso, bisognerà installare io ce l'ho messo qua, da qualche parte, adesso, eccoli qua, questi due file che sarebbero quelli che vi ho fatto scaricare prima. Voi li aprite prima il 31. Fate avanti. Mi installerà. Fine. E poi fate questo. Che praticamente. Questo per chi non lo sa è un programma. Vediamo se fa velocemente. Eccoli qua. Sam. Questo è un programma che può va una bella disinstallazione dei programmi. Che comunque potete disinstallarli da. Non mi ricordo dove. Vabbè, facciamo una roba precisa. Questa è Revolt. Eccoli qua. Se le vedete. Eccoli qua. Potete fare. Qua dove andate sul pannello di controllo. Programmi funzionalità. Fate così e fate disinstalla. E si disinstallerà. Quindi non è che serve tanto. Poi c'era Sunboxing. Potete fare come me e usarlo come, diciamo, programma fantasma. Come vedete, io non ce l'ho qua. Non ce l'ho nemmeno sul desktop perché non ho voluto creargli l'icona. E gli ho disattivato che teoricamente che all'avvio si apre da solo. Vabbè, adesso. E Magica sarà installato. Quindi in breve sono andato anche abbastanza veloce, veramente. Non pensavo di fare così presto. Meglio così però. Così ve lo posso caricare prima. Allora, adesso fate. Non potete fare così perché. Guardate. Aspettate un attimo. Eccolo qua. Magica ha smesso di funzionare. E verrà fare così sempre. Quindi dovete fare destro, avvia nell'area virtuale. Qua vi dirà che se poi fate ok. Qua se volete eseguirlo come amministratore, oppure fate destro, CTRL C e premete sinistro, CTRL. CTRL L, scusa, CTRL, no, CTRL C, perché qui ho detto CTRL C. E vi partirà fra poco. Io vi passo a Fraps e ci vediamo dopo. Eccoci dentro al gioco. Sentirete questa musica. Come vedete c'è la 1.4.10 versione. Sarà in inglese all'inizio, bastano le opzioni, gioco, lingua italiana. Io l'avevo già cambiato. Vabbè, e come vi ho detto il gioco online, quindi ospita una partita. Non so se funziona.
qua filete spade wave. Se vedete avventura qua, basta, per utilizzare il sito system basta fare sinistro e fare esca, vi toglierà il vostro, fare crea nuovo profilo, fate mat, fate il vostro ovviamente e fate quello che volete, perché sono installati tantissimi DLC e avete tantissimi cose. Scegliete il vostro colore, fate inizio tipo. E questo è, come vedete, in italiano. Questo è un gioco un po', diciamo, strano, se vogliamo metterla così. Forse farò una serie, non lo so. Intanto devo finire. Scusate per il scacco della dita, però ci voleva. No. Vabbè, vi sto spoilerando un po' del gioco. Ecco, come vedete, tenendo premuto sinistro ci si muove. Come vedete sono... adesso non mi ricordo neanche come si esce. Ah no, dorso, di qua. Tengo premuto sinistro, si muove, quindi non è... per chi è abituato a giocare con la WASD è un po' complicata da imparare. Adesso vi faccio vedere. Questo è un po' il gioco. We started Duke and Duke Arena. Vabbè, non sparo niente alla fine. Qua vabbè, sono caduto. C'è anche sangue. Basta metterlo su. Le opzioni. Gioco. No. Grafica. Vabbè, non potete farlo qua, però potete farlo. Guarda, la parola d'ordine è banana. Chi se ne frega? Perché banana? Vabbè. Tenete premuto, andate a prendere le cose. Ho imparato questo nuovo incantesimo. Guardate, figata. No, che roba è? Ma sono... tiene tipo... V è solo perché si vita, ma io non perdo vita perché sono immortale. Ci sono molti... molti... tipo D. Si carico D. No. Mangia! Fuoco. Lancia, via! È anche un, è molto bello perché ci sono, è anche un po', non pensate che sia facilissimo, no? Vi dico, è molto difficile, ci sono molte combinazioni. Perfetto. Fulmine è uno dei più, possiamo dire, uno dei più potenti. No, lo dico io per esperienza. Adesso per tipo mi guardo nel me, ah non mi sono guardato tipo per affigarsi. Torrena, vabbè, vi farete un po' tutto. Da. E come vedete è anche abbastanza bello, non è bruttissimo. Per chi vuole, la A è uno dei più belli, diciamo, perché è anche uno dei più potenti. Potete fare tipo fulmine infuocato, cioè che da fuoco, oppure arcano infuocato che da fuoco, cioè freddo. Vi dico che i maghi non sanno nuotare. Poi c'è l'acqua. Che se bagliate i nemici i fulmini avranno ancora più danno. Qua ci sono poi gli spell, diciamo, per dire gli spell. Bug. Ci sono i bug. Non è scritto sconfitta, però è scritto sconfitta, però. Vabbè, questo era l'inizio del gioco. Forse c'è un... vabbè. Poi c'è, ci sono gli attacchi. Che cavolo di tacco ho fatto? Che cavolo di tacco è? Ma io non so questi qua. Un piccone! Ah ok, pensavo che fosse un piccone. Non so se avete visto anche voi. Mori.
Quello Vietnam è abbastanza bello. I DLC Vietnam ho visto che è abbastanza bello. Cioè, anche i fucili fanno anche abbastanza male i DLC. Tipo, tenendo premuto destro. Poi c'è, vabbè. È un po' tipo giocante sto gioco. Non sei obbligato, ma sarebbe una brutta idea. Vabbè. Poi c'è, e l'ultimo è lo scudo, che è uno dei più forti. Diciamo che quelli che ti sono più. Tipo, come vedete ci sono. Quando adesso si lanciano incantesimi, guardate questo. Vediamo se riesco a farlo. Questo succede. Come vedete, non sto parlando un cavolo veramente. Oh, non ce la fa. Vabbè, la barriera serve questa. Sì, dai, di 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 FF. Anche tu, non vai. Se sei una palla di fuoco ti mancherai. Che cavolo, ah. Come vedete. È abbastanza figola. Autobarriera. Non mi fai un cavolo. Non mi stai facendo niente. Colpo di finale. Ecco perché è abbastanza figa. Mi sono. Le barriere, vi dico, come vedete. Mi spingono. Tipo. Sparo un top. Sparo un sasso. Rompo la barriera. Vabbè, non mi sparo più niente perché ho capito che. Vabbè, qua finisce perché nessuno vuole più sapere altro. Come vedete. Basta uscire qua, si cancellano i file, vabbè, sì. Usciti. Siamo tornati sul desktop. E qua penso che il video sia finito. Mi raccomando, iscrivetevi se volete, mi farebbe molto piacere veramente. Commentate se avete dei dubbi o perplessità, ci sarò quasi sempre. E mettete un bel like, condividete e alla prossima.